nostro, diciamo, studio, anche se qualitativo, dei semicondutori, in particolare del silicio, sempre con lo scopo di giungere a interpretare, almeno in maniera qualitativa, la caratteristica ai terminali esibita dal diodo semiconduttore. Allora, noi nella scorsa lezione abbiamo visto che il semiconduttore, diciamo per eccellenza, utilizzato nelle applicazioni elettroniche è il silicio. Il silicio che manifesta delle caratteristiche quando è intrinseco, cioè così come lo troviamo in forma di cristallo, quindi il silicio intrinseco, delle caratteristiche che in realtà approssimano il comportamento più a un isolante. Cioè, se noi applichiamo la differenza di potenziale ai capi di un blocchetto di materiale semiconduttore, non abbiamo una corrente elettrica significativa nella traversa. Abbiamo però visto che la caratteristica fondamentale dei semiconduttori è che è possibile variare fortemente la loro conducibilità. Questo si attua attraverso il processo di drogaggio o doping. Attraverso questo processo noi otteniamo un silicio che viene detto estrinseco. Questo silicio può essere di tipo P o di tipo N. Un silicio di tipo P è un silicio nel quale viene determinato un eccesso di carica libera, quindi disponibile alla conduzione di corrente elettrica, di carica libera positiva. Abbiamo accennato al concetto di lacuna, che pur non essendo in effetti una carica libera così come lo è l'elettrone, è assimilabile il comportamento a una carica positiva presente nel mezzo. Quindi un silicio di tipo P è un silicio nel quale noi abbiamo fornito un numero che abbiamo denominato Na, numero di atomi accettori. Ciascuno di questi atomi che rappresentano il drogaggio, che per un tipo P è il boro essenzialmente, porta una lacuna libera al materiale. Quindi noi avremo un materiale che ha un eccesso di carica libera positiva. Questa carica libera prende il nome di carica maggioritaria. Abbiamo anche visto che anche in un materiale di tipo P abbiamo comunque elettroni liberi in misura molto minore e determinabili dalla legge di azione di massa. La legge dell'azione di massa che cosa ci dice? Che il numero di elettroni nel materiale di tipo P, perciò uso il pellice, è pari a n quadro, concentrazione intrinseca, diviso il numero di atomi donatori, cioè il numero sostanzialmente di lacune che io ho introdotto nel materiale. È possibile anche ottenere un drogaggio di tipo N usando materiali droganti che sono il fosforo, l'antimonio, l'arsenico. In questo caso noi forniamo attraverso il drogaggio ND cariche negative in eccesso, che diventano i portatori maggioritari in questo caso, ma abbiamo comunque una quantità di portatori minoritari che è anch'essa, qui è N con A, scusatemi, che è anch'essa determinabile dalla legge di azione di massa. Quindi in definitiva noi possiamo avere un materiale nel quale abbiamo disponibile alla conduzione cariche di tipo P e cariche di tipo N. Quello che vogliamo vedere adesso è quali sono i meccanismi di corrente all'interno del materiale semiconduttore. Essenzialmente vedremo che in un materiale semiconduttore abbiamo due tipi di corrente: la corrente di drift o di deriva
diffusione. La corrente di drift, vedremo che è il meccanismo, diciamo, che voi già conoscete, di trasporto omico delle cariche all'interno di un materiale. La corrente di diffusione invece è tipica dei materiali semiconduttori. Cominciamo a vedere la corrente di drift. Allora, supponiamo di avere una barretta di materiale semiconduttore all'interno della quale, abbiamo detto, abbiamo comunque portatori di ampi segni, quindi sia portatori di tipo N che portatori di tipo P, liberi per la conduzione. Se applichiamo una differenza di potenziale a questa barretta, avremo la nascita di un campo elettrico. Ora, voi sapete che se abbiamo dei portatori liberi, questi acquistano una velocità all'interno del mezzo che è proporzionale al campo elettrico. Quindi, ad esempio, per quanto riguarda le lacune, quindi la carica positiva presente nel mezzo, essa acquisterà una velocità che indico con V con P, che sarà proporzionale al campo elettrico attraverso un coefficiente di proporzionalità. Questo coefficiente di proporzionalità prende il nome di mobilità delle lacune, in questo caso, perché stiamo parlando di portatori di tipo. Per quanto riguarda le cariche negative, gli elettroni presenti nel mezzo, anche essi verranno accelerati dal campo elettrico e acquisiranno una velocità che è pari a meno mu n per e, perché voi sapete che gli elettroni si muovono nel verso opposto a quello del campo elettrico. In questo caso il coefficiente di proporzionalità tra velocità acquisita dal portatore e campo elettrico viene detta mobilità degli elettroni. Se voi vi fate, diciamo, un'analisi dimensionale, vedete che la mobilità ha come ordine di grandezza centimetri quadri su volt al secondo. Le mobilità degli elettroni e delle lacune non sono uguali tra di loro, ma bensì la mobilità degli elettroni vale circa, diciamo, sui libri trovate vari numeri, 1350 centimetri quadri su volta al secondo. La mobilità delle lacune trovate un valore che in genere è intorno ai 400 centimetri quadri su volta al secondo. In realtà, che cosa ci dicono questi numeri? Ci dicono innanzitutto che gli elettroni a parità di campo elettrico acquisiscono una velocità maggiore, perché l'elettrone, diciamo, abbiamo visto anche nella lezione precedente che c'è una certa differenza tra l'elettrone, che è una vera e propria carica negativa, e la lacuna, che in realtà viene fuori da un processo di tipo diverso. D'altra parte, questi numeri sono indicativi perché le mobilità in realtà dipendono dal drogaggio, dipendono dal campo, eccetera. Quello che, diciamo, bisogna ricordarsi, perché poi questo sarà un discrimine tra l'uso di un dispositivo piuttosto che l'altro, è il fatto che la mobilità degli elettroni a parità di tutto è maggiore di quella delle lacune di un fattore che è circa 2,5. Allora, che cosa abbiamo? Che se le particelle acquisiscono questa velocità all'interno del mezzo, avremo la creazione di una corrente. Quindi avremo una corrente, parliamo di, chiaramente, di densità di corrente, una densità di corrente che interessa la carica positiva e una che interessa la carica negativa. La densità di corrente delle lacune, dovuta al drift, quindi dovuta al campo elettrico, come si può scrivere? Si può scrivere come Q
per P per un corpo con P per R. Cioè la velocità, la densità di corrente di lacuna è data dalla carica della lacuna per il numero di cariche positive che abbiamo per la velocità del portatore, quindi mu con P per R. Questa è la formula classica. La stessa cosa la possiamo scrivere per l'elettrone, quindi noi avremo una densità di corrente di elettroni nel mezzo che sarà pari anch'essa Q per N, il numero di portatori, per mu con N per E. Perché ho messo il segno positivo? Perché la velocità dell'elettrone è meno mu con N per E, ma la carica dell'elettrone è negativa. Quindi se mettete insieme le due cose, vi trovate che le due componenti di corrente dovute al campo elettrico hanno lo stesso segno. E quindi sono positive entrando nel mezzo. Quindi hanno lo stesso segno del campo elettrico. Quindi che cosa possiamo dire? Se abbiamo un blocchetto di materiale semiconduttore a cui è applicato un campo elettrico, noi avremo una densità di corrente di drift che sarà pari alla densità di corrente delle lacune più la densità di corrente dovuta agli elettroni. E quindi avremo, se mettiamo in evidenza la carica, un'espressione di questo tipo. Ora, se guardate questa espressione, in realtà questa che cosa vi ricorda? Vi dovrebbe ricordare la legge di Ohm che voi avete studiato nei materiali conduttori. Perché? Perché questa espressione che cos'è? Non è altro che la descrizione della proporzionalità tra la densità di corrente e il campo elettrico, ossia tra la corrente e la tensione. Quindi questa qui è in realtà, rappresenta la legge di Ohm per il materiale semiconduttore. L'unica differenza è che nel caso del semiconduttore voi avete portatori di ambo i segni, quindi carica positiva e carica negativa. Quindi questa quantità qua, quanto fattore di proporzionalità tra corrente e tensione, non è altro che la conducibilità del mezzo. Quindi noi possiamo identificare come conducibilità questa quantità e chiaramente la resistività sarà 1 su sigma. Quindi il primo meccanismo di conduzione di corrente nei semiconduttori è in realtà del tutto analogo alla legge di Ohm, quindi una proporzionalità tra campo e corrente. Dopo, alla fine della lezione, faremo degli esercizi numerici per capire poi queste quantità effettivamente quanto valgono, le conducibilità che si ottengono quanto valgono, di quanto si possono modificare. Quindi per dare anche un minimo di applicabilità a queste relazioni. Quindi questo per quanto riguarda la componente di deriva della corrente.
meccanismo della diffusione è un fenomeno che troviamo soltanto nei materiali semplici. Facciamo questo esercizio. Immaginiamo di avere una barretta di materiale semiconduttore e, disinteressandoci del momento del perché avviene questo nel materiale, immaginiamo che in questo materiale noi abbiamo un certo numero di lacune, ma che queste non siano distribuite uniformemente nel mezzo. Che cosa vuol dire? Che io ho della carica positiva qua, ma questa carica positiva è molto più concentrata da un lato che non dall'altro. Ok? Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che io ho un gradiente della concentrazione di carica all'interno del mezzo. Allora, se io, diciamo, immagino di fissare l'origine, come posso rappresentare questa differenza di concentrazione? Se io qua indico la concentrazione di lacune nel mezzo, io avrò che cosa? Una concentrazione che, diciamo, è più elevata da un lato e va a scemare dall'altra parte. Ora, chiaramente, che cosa accade? Il sistema, come qualunque sistema fisico, tende a portarsi a una condizione di equilibrio, di meno energia. Immaginate un gas. Se voi avete un gas che entra in un ambiente, questo tenderà a diffondere uniformemente nell'ambiente. Allo stesso modo, se voi avete uno squilibrio di concentrazione, il sistema tende a portarsi a una condizione di equilibrio. Cioè, queste lacune in eccesso migreranno dall'altra parte fino a che la concentrazione di lacune si porta uniforme in tutto il blocchetto. Che vuol dire questo? Che per effetto semplicemente del gradiente di concentrazione noi avremo un moto di carica positiva diretta in questo verso qua. Ok? Quindi, qui se ne sono di più di qua, tenderanno queste a spostarsi fino a occupare in maniera uniforme il mezzo a disposizione. Quindi noi avremo la nascita di un movimento di carica, quindi di corrente, che ha il verso opposto a quello in cui cresce la concentrazione. La concentrazione di lacune cresce andando in questo verso, la corrente chiaramente va nel verso opposto perché si oppone a questo gradiente. Quindi noi avremo la nascita di una corrente di lacune originata dalla diffusione delle lacune nel mezzo, che io potrò scrivere come perché origina questa corrente? Origina dal fatto che io ho un gradiente di lacune, quindi questa corrente è proporzionale al gradiente. Se io non lo avessi, la corrente sarebbe zero. Quindi questa corrente è proporzionale al gradiente della concentrazione di lacune rispetto all'asse delle coordinate. Rispetto a questo io ci devo mettere un segno meno, perché abbiamo visto che le lacune si spostano, la corrente io ce l'ho nel verso opposto a quello della concentrazione, proprio perché la devo equilibrare. E chiaramente dovrò avere un coefficiente di proporzionalità tra il gradiente e la corrente, che è rappresentato dalla questo D con P, che viene detto coefficiente di diffusione delle lacune. Quindi D con P, Q chiaramente è la carica
la particella di convivi elemento coefficiente di diffusione. L'unità di misura è il centimetro quadro al secondo. Chiaramente questo discorso che abbiamo fatto l'avremmo potuto fare analogo se fossimo partiti da un materiale nel quale l'eccesso di carica erano gli elettroni anziché i neutroni. Quindi noi avremmo avuto esattamente la stessa situazione. Se noi partiamo da un blocchetto di materiale semiconduttore nel quale ho una disuniformità della distribuzione degli elettroni, gli elettroni tenderanno a migrare nel verso opposto a quello della concentrazione, del gradiente della concentrazione, e mi porteranno quindi alla nascita di una corrente di diffusione degli elettroni. Quindi io posso scrivere allo stesso modo che se mi riferisco agli elettroni, io ho la nascita di una corrente di diffusione degli elettroni che è pari a Q con N su dx. In questo caso il segno diventa positivo perché la carica dell'elettrone è negativa, con N rappresenta il coefficiente di diffusione degli elettroni. L'elettrone ha una mobilità intrinsecamente maggiore della lacuna, anche per il coefficiente di diffusione vale la stessa cosa, cioè il coefficiente di diffusione degli elettroni è maggiore di quello della lacuna ed è maggiore anche qua di un fattore che è intorno a 2,5. I valori che riporta il vostro libro, se non vado errato, sono per il tipo N 42 cm quadri al secondo e per tipo P circa 12 cm quadri al secondo. Quindi anche qui un fattore di circa 2,5 volte. Chiaramente questi coefficienti, mobilità e diffusività, in qualche maniera sono legati tra loro, rappresentano le caratteristiche del mezzo. Questi coefficienti sono legati da una relazione che è molto, diciamo, importante, che è la seguente che vi scrivo. Che è la relazione di Einstein. Che cosa dice questa relazione? Che il rapporto tra coefficiente di diffusione e mobilità per gli elettroni è uguale al rapporto tra coefficiente di diffusione e mobilità delle lacune, ed entrambi questi rapporti sono uguali a Vt. Vi ricordate Vt chi è? Vt, ve l'ho detto, è un parametro che è molto importante nei semiconduttori, è la tensione termica, e vale Kt su Q, costante di Boltzmann per temperatura in gradi Kelvin diviso la carica dell'elettrone. Questa quantità che abbiamo detto che a temperatura ambiente è di circa 25 mV. Okay? Quindi la tensione termica riveste un'importanza, diciamo, fondamentale per il funzionamento del semiconduttore. Quindi, ricapitolando il tutto, nei semiconduttori noi abbiamo due meccanismi diversi della conduzione di corrente che chiaramente possono coesistere. Se voi avete un campo elettrico e uno gradiente di concentrazione,
Poi una corrente di drift di campo, che è una corrente essenzialmente ohmica, quindi di proporzionalità tra tensione e corrente, e una componente di diffusione, sia dell'elettrone che delle lacune, che è legata al gradiente della concentrazione. I due meccanismi coesistono in un materiale sempre molto. Va bene? Abbiamo visto queste correnti, perché noi siamo partiti all'inizio dal voler desumere in qualche maniera il comportamento che noi vediamo ai terminali del diodo dalla sua realizzazione. Voi vi ricordate, noi abbiamo detto che un diodo non è altro che dal punto di vista realizzativo la realizzazione di una struttura di questo tipo qua. All'interno dello stesso cristallo, quindi non sono due estremità che vengono poste in contatto, ma all'interno dello stesso cristallo di silicio, si fa in modo di trovare una parte di tipo P, quindi creare un eccesso di carica libera positiva, e un'altra parte invece si realizza trovandola di tipo N, quindi si fa un eccesso di carica libera negativa. Queste due estremità vengono contattate con del metallo, che in genere è alluminio, che si diffonde sul silicio. Le estremità vengono portate fuori per la contattazione e questo realizza il diodo. Allora, noi vogliamo capire, anche se in maniera soltanto qualitativa, perché dalla realizzazione di questa struttura che prende il nome di giunzione, perché come vedremo questa parte qua è quella che determina il funzionamento del diodo, quindi la giunzione, vogliamo vedere di derivare le caratteristiche del diodo. Allora, per studiare questo sistema, facciamo in questo modo. Studiamo prima il comportamento di questa giunzione in condizioni di circuito aperto, cioè immaginando che questo diodo non sia connesso a niente. Quindi cominciamo a vedere come si comporta la giunzione in condizioni di circuito aperto. Lasciatemela ridisegnare. Che cosa vuol dire circuito aperto? Vuol dire che questa struttura non può circolare corrente. Quindi, qualunque siano i fenomeni che si verificano all'interno, quello che deve risultare ai terminali è che la corrente, che noi, vi ricordate, abbiamo indicato positiva nel senso da P verso N, deve essere nulla. Chiaramente, facendo un discorso bidimensionale, parliamo sempre di densità di corrente, quindi poi questi vanno evidentemente moltiplicati per le aree per la corrente, per l'altra dimensione. Che cosa abbiamo in questa struttura? Per quello che abbiamo detto, noi abbiamo di là un materiale di tipo P, quindi un materiale dove i portatori maggioritari sono le lacune. Dall'altra parte noi abbiamo un materiale di tipo M, quindi i portatori maggioritari qui sono le lacune, sono gli elettroni. E ricordatevi che però questi sono i maggioritari, ma esistono qui dentro anche i rispettivi minoritari, perché questo serve nell'economia del diodo. Allora, per quello che abbiamo detto un attimo fa, se io ho
due situazioni di questo tipo, che cosa mi devo aspettare? Mi devo aspettare che le lacune, che sono tutte concentrate qua dentro, tendono a passare dall'altra parte per effetto della diffusione. Allo stesso modo gli elettroni tenderanno a fluire nell'altro verso, sempre per effetto della diffusione. Che vuol dire? Che all'interno di questa struttura si crea in realtà un meccanismo di passaggio di carichi, quindi una corrente, che è la corrente di diffusione. Qual è il verso di questa corrente? Le lacune, quindi la carica positiva, si sposta in questo verso qua, la carica negativa si sposta in quest'altro verso, ma essendo carica negativa in questo verso, questo equivale a una corrente positiva nell'altra direzione. Quindi, in conclusione, io posso immaginare di avere una corrente di diffusione positiva nel verso che noi abbiamo dato per positive alle correnti. Quindi, per effetto del fatto che le lacune si spostano di qua e gli elettroni si spostano dall'altra parte, l'effetto globale è che noi avremo una JD, una densità di correnti di diffusione orientata nel verso positivo. La nascita di questa corrente contraddice tutto quello che abbiamo detto prima, perché se Dio lo sta in circuito aperto, la corrente non ci può stare. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che all'interno di questo materiale deve nascere qualche altro fenomeno che mi va a equilibrare, a annullare questa corrente, perché il risultato finale deve essere che non ci può stare la corrente in questa giunzione. Allora dobbiamo capire qual è il meccanismo che ci, in qualche maniera, neutralizza questa corrente. Che cosa succede? Allora, io la ridisegno qua, la giunzione. Abbiamo detto che il primo fenomeno che noi abbiamo è la diffusione dei portatori da un lato. Che cosa vuol dire questo? Io qua avevo un materiale che è comunque elettricamente neutro, non ho, quindi tutte le cariche sono compensate. Ora, che cosa succede? Chiaramente i primi, guardiamo dal lato degli elettroni, i primi elettroni che si muovono sono quelli che stanno più in prossimità della giunzione, che passano dall'altra parte. Che cosa succede? Io qui che cosa avevo? Avevo un atomo che aveva 5 elettroni nel suo intorno ed era elettricamente neutro. Nel momento in cui uno di questi elettroni per diffusione passa da quest'altra parte, io lascio dietro un equivalente di un ione positivo. Un ione è qualcosa che non si muove all'interno del mezzo. L'elettrone si è mosso, la carica si è mossa, l'ione resta là. Quindi, alla fine, quando sarà, cominciano a passare gli elettroni, ogni elettrone che passa vi lascia dietro un ione negativo, un ione positivo fisso. Quindi voi creerete, si creerà da questo lato della giunzione, delle cariche fisse positive che sono dovute al fatto che gli elettroni sono passati dall'altra parte. Allo stesso modo, quando la lacuna si sposta, lascia dietro di sé un ione negativo fisso. Per cui voi avrete, da quest'altro lato del mezzo, vi troverete delle cariche fisse negative. Va anche detto che cosa succede con ogni probabilità. Quando un elettrone di questo lato passa dall'altra parte, che fine fa? Vi ricordate? Gli elettroni, se trovano tutta una serie di posti vuoti, molto ragionevolmente si ricombinano con le lacune dell'altra parte neutralizzando. Ora,
Che cosa vuol dire che si è formata questa struttura? Guardate, questa struttura a che cosa somiglia? Somiglia a un condensatore a facce piane e parallele, cioè carica fissa negativa, carica fissa positiva da un lato e dall'altro, e all'interno che cosa c'ho? Non c'ho più niente, non c'ho carica mobile, che qualunque carica passa qua dentro, che qua si sarà creato un campo elettrico, verrà spinta da un lato o dall'altro di questa struttura. Ok? Cioè, il fatto che ci sono cariche fisse affacciate, che cosa fa? Fa nascere di fatto una differenza di potenziale da un lato all'altro della giunzione. E quindi un campo elettrico. Una volta che è nato questo campo elettrico, qualunque carica libera che passa qua dentro, il campo elettrico l'accelera e voi avete una regione all'interno della quale portatori liberi non ce ne sanno più. Questa regione la trovate denominata in vari modi, ad esempio molti la indicano come regione di svuotamento, proprio perché è svuotata di portatori liberi, o anche viene detta regione di carica spaziale, indicando il fatto che abbiamo delle cariche fisse. Quindi che cosa succede in questa struttura? Beh, si crea questa differenza di potenziale. Che cosa comporta questa nascita di questa differenza di potenziale? Guardate, un modo, come dire, semplice, visivo, per capire che cosa succede è questo. Immaginiamo di riportare qui, questa è la giunzione, diciamo questa è la regione di carica spaziale, il potenziale attraverso questa regione. Allora noi che cosa abbiamo? Abbiamo che da un lato all'altro della carica spaziale, della regione di carica spaziale, abbiamo una differenza di potenziale pari a questa V, questa quantità V. Bene, quindi io come la posso rappresentare questa cosa? La posso rappresentare con una cosa di questo tipo. Quindi lungo il materiale io ho una differenza di potenziale che va da 0 a V all'interno della carica spaziale. Questa V, tra l'altro, voi spesso la trovate indicata con V con 0, questa differenza di potenziale che nasce, e questa V con 0 viene detto potenziale di contatto o anche potenziale di built-in, tensione di built-in. Quindi voi avete che passando da un lato all'altro della giunzione trovate una differenza di potenziale pari al potenziale di contatto. Quanto vale questo potenziale di contatto? Il potenziale di contatto è proprio, diciamo, molto simile come valore alla tensione che noi abbiamo detto il diodo comincia a condurre una corrente, diciamo, non trascurabile. Quindi vi ricordate gli 0,5-0,6 volt del diodo? Quindi è chiaro che è legato a quello che poi saranno le caratteristiche esterne. Allora, dicevamo, perché questa immagine grafica mi aiuta a capire il funzionamento della giunzione? Perché noi prima avevamo la diffusione che avveniva libera nel mezzo, quindi le lacune passavano di qua. Una volta che si è creato il potenziale di contatto, voi vi dovete immaginare che una lacuna che sta qua, se vuole passare da quest'altra parte, deve salire questo potenziale, cioè per passare dall'altra parte deve avere almeno un'energia tale da superare questa barriera di potenziale. Che vuol dire questo? Che se prima diffondevano un certo numero di lacune, adesso le lacune che hanno l'energia per poter passare da quell'altra parte diminuiscono drasticamente, perché ci ho creato un vincolo. Quindi
La stessa cosa vale per gli elettroni. Gli elettroni che passano da qua a qua devono avere un'energia tale da scendere questa fuga di potenziale. Che vuol dire questo? Che la creazione di questo campo elettrico si oppone alla diffusione dei portatori. Quindi vi va a ridurre quella che era la corrente. Ok? Quindi noi abbiamo una riduzione della corrente di diffusione. Tenete presente che la corrente di diffusione è una corrente molto grande, perché è la corrente dei portatori maggioritari. No? Le lacune che diffondono di qua sono molte, perché qua le lacune sono portatori maggioritari. Quindi noi abbiamo un primo fenomeno, che è quello della creazione del potenziale di contatto, che si oppone alla corrente di diffusione. Ma noi la corrente di diffusione la dobbiamo azzerare, abbiamo detto, perché alla fine non dobbiamo avere corrente nella struttura. Allora, che cosa accade? Noi abbiamo un campo elettrico. Ricordatevi, noi qua dentro abbiamo detto all'inizio pochi, ma i minoritari li abbiamo. Che vuol dire? Che noi qua abbiamo pure elettroni, i portatori minoritari, e qui abbiamo pure lacune, che sono i portatori minoritari dall'altra parte. Ora, la lacuna, per effetto del campo elettrico, dà origine alla corrente di drift, che va in questa direzione. La lacuna si sposta nel verso del campo elettrico. Quindi io ho, per effetto del campo elettrico, una corrente che si sposta dall'altra parte. L'elettrone che stava qua, che è minoritario, per effetto del campo elettrico si sposta nel verso opposto a quello del campo, ma con una carica negativa, e quindi l'effetto globale è quello di una corrente ancora nella direzione da destra verso sinistra. Quindi io, per effetto del campo, ho la nascita di una corrente che indico con JS, che è una corrente di drift. Quindi io avevo una corrente di diffusione in questo verso, per effetto del potenziale di contatto della nascita del campo elettrico, io ottengo due fenomeni. Uno, una forte riduzione della componente di diffusione, perché le particelle che si muovono devono avere almeno una certa energia. Due, la nascita di una corrente di campo elettrico che va in direzione opposta. Che vuol dire? Che all'equilibrio la corrente D uguaglia la corrente S, e quindi la corrente totale nella struttura è zero, così come deve essere. Quindi in condizioni di circuito aperto io non ho corrente nel materiale semiconduttore. Prima di fermarci un po', vi volevo far notare che da che cosa dipende l'ampiezza di questa barriera di potenziali che abbiamo detto vale intorno ai 0,5, 0,6. Ebbene, questa dipende da chi? Dal drogaggio delle due regioni. Quindi, se noi indichiamo con N con A il drogaggio della regione P e N con D drogato della regione N, si può facilmente, diciamo, dimostrare che questo potenziale di contatto vale questa quantità, quindi è legato alla tensione termica e al logaritmo del prodotto dei drogaggi diviso N in quadro. Come vi ho detto, non useremo mai queste formule nel nostro prosieguo delle lezioni, però servono a capire che ci sta dietro poi al funzionamento dei dispositivi. Questa quantità è quella che abbiamo detto vale generalmente tra i 0,5 e 0,7 volt nel silicio. L'ultima
l'ultima cosa che vi volevo far notare è questa. Chiaramente questa distribuzione di cariche prevede che ci siano tante cariche scoperte da un lato quante ce ne siano dall'altra parte. Questo che vuol dire? Che questa ampiezza della regione di svuotamento in realtà si estende da tutti e due i materiali, ma non è detto che si estenda con la stessa grandezza. Perché? In generale, quando si realizza una giunzione, non si realizzano le due parti drogate allo stesso modo, ma se ne realizza una molto più drogata dell'altra. Questo che vuol dire? Che nella parte più drogata io ho bisogno di meno spazio per recuperare le cariche che mi servono, no? Se io qui ho questa regione molto più drogata di questa, che cosa vuol dire? Che io qui ho meno cariche. Quindi se devo andare a equilibrare le cariche che ho da un lato, devo probabilmente svuotare una parte maggiore. Quindi l'ampiezza della regione di svuotamento non è simmetrica nel materiale, ma si estende di più nel lato meno drogato, perché ho bisogno di andare a prendere più cariche per bilanciare le cariche che stanno dall'altra interfaccia. Ok? Allora ci fermiamo un po'. Poi vediamo come funziona la giunzione quando io la polarizzo ai terminali.